Buon pomeriggio, bentrovati. Prima edizione del nostro notiziario. Ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava e questo gli ha aperto molte porte per l'annuncio della fede cristiana. E questo per Papa Francesco è il segreto di padre Matteo Ricci, il gesuita originario di Macerata, che ha portato il cristianesimo in Cina. Oggi al centro della catechesi in piazza San Pietro, testimone di coerenza, lo ha definito il Santo Padre. Sentiamo. Ma qual è stato il segreto di Matteo Ricci? Per quale strada lo cielo lo ha spinto? Lui ha seguito sempre la via del dialogo e dell'amicizia con tutte le persone che incontrava. E questo gli ha aperto molte porte per l'annuncio della fede cristiana. La credibilità ottenuta con il dialogo scientifico gli dava autorevolezza per proporre la verità della fede e della morale cristiana, di cui egli parla in modo approfondito nelle sue principali opere cinesi, è una personalità che dà testimonianza, testimonia con la propria vita quello che annuncia. Questa è la coerenza degli evangelizzatori. E questo tocca a tutti noi cristiani che siamo evangelizzatori, eh? Io posso dire il credo a memoria, posso dire tutte le cose che noi crediamo, ma se la tua vita non è coerente con questo, non serve a nulla. Quello che attira le persone è la testimonianza di coerenza.